Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Come state vedendo qui di fianco a me ho la Degu Degu Degusta Box. E anche se l'ultima volta, raga, la delusione è stata veramente tanta e profonda nei confronti di Degusta Box, perché quella box faceva pietà, letteralmente. A sto giro io sono già excited, perché qualcuno di voi mi ha spoilerato di una cosina che c'è all'interno, che io sto cercando da letteralmente mesi. Ho cambiato 200 supermercati, non lo trovo mai, dannazione. Mi hanno detto: guarda che c'è nella Degusta Box, qui di luglio. Quindi a me non me ne fregherà niente di quello che ci sarà qui dentro, ok? Ci possono essere anche i lingotti d'oro, non mi interessa, perché io voglio solo ed esclusivamente quel dannato prodotto. Finalmente potrò assaggiarlo, dannazione, che bello, che meraviglia. Prima di iniziare però vi ricordo come sempre che questi non sono dei video in collaborazione con Degusta Box, sono box che io prendo per conto mio, ma comunque ho un codice sconto per voi, perché è un codice sconto che danno a chiunque. Il mio codice è questo qui e vi darà ben 8 euro di sconto sulla vostra prima Degusta Box. Se voi utilizzate questo codice, a me in cambio verranno dati dei punti che una volta accumulati mi permetteranno di avere delle box gratis. Questa cosa potete farla anche voi tranquillamente, quindi date il vostro codice sconto ad amici, parenti, conoscenti. Se lo usano, daranno poi i punti anche voi e potrete prendervi qualche box gratis. Detto ciò, direi che possiamo iniziare e andiamo ad aprire la nostra Degu Degu Degusta Box. Pesa un botto, raga, un botto. Let's go! Come sempre andiamo a togliere i nostri Deeplian, che sennò ci spoilerano. E wow, mi sembra bella interessante sto giro, raga. Più che altro bella piena di prodotti, non misera come quella dell'ultima volta. Quindi potrebbe andarci molto bene. Al di là del prodottino magico e fantastico che so già che c'è, anche se non lo sto ancora vedendo, spero ci sia. No raga, vi immaginate se si sono dimenticati di mettermelo? Impazzisco. No qua partono le denunce. Non allarmiamoci e partiamo dalle prime cose che vedo, ovvero queste patatine, anche se non so se siano fatte effettivamente di patate. Adesso cercherò di capirlo. Al gusto barbecue, molto buono. Sì, in realtà sono patatine, cioè non sono proprio pezzi di patata, ma sono tipo patata disidratata, fecola di patata, farina di riso, di mais, insomma, un po' un mischiotto, però buone, sono vegane, quindi già partiamo alla grande e mi piacciono. Gusto barbecue poi ci sta alla grande. Ho visto però che c'era anche un altro pacchettino simile a questo, vado a recuperarlo. Eccolo qua, pensavo cambiasse il gusto, invece sono le stesse identiche, sempre al gusto barbecue, però abbiamo due pacchetti. Not bad, raga, molto not bad, anche perché non sono pacchettini piccoli, cioè sono dei pacchetti comunque nella norma, quindi due veramente devo, ma grazie. State recuperando la box dell'altra volta? Basta, la smetto queste frecciatine, giuro. Comunque partiamo alla stragrande, andiamo avanti e vedo questa cosina qui, raga, che mi ispira non poco. It's vegan. Ho controllato perché l'ultima volta che avevamo trovato delle fette biscottate invece non erano vegane, c'era dentro qualsiasi tipo di derivato animale possibile e immaginabile, invece questo no. Oh, dai, ed è mulino bianco, ottimo. Poi io adoro le fette biscottate, adoro tutto ciò che è all'interno, tipo i mirtilli rossi disidratati, l'uvetta, tutte queste cose qua, quindi mi piaceranno molto. Bene. Excuse me. Cioè, non ci sta neanche nell'inquadratura. Dubito che questi siano vegani. Controlliamo per sicurezza. Hanno il siero di latte in polvere. Solo quello però, mi sa. Peccato perché mi ispiravano decisamente. È una mega giga confezione. E invece chi se le mangerà? Chi se le mangerà? Ovviamente Mark. Ma andiamo avanti e vedo delle caramelline senza zucchero. Cosa vedo? No vabbè, ma se vuoi mettere a fuoco, amo. Cioè, quando te la senti, senza fretta, ecco. Ok, ottimo. Ho ricontrollato le clip e sembrerebbe proprio che non abbia messo fuoco nulla di quello che vi ho fatto vedere, quindi ve le rifaccio un attimo vedere velocemente, perdonatemi. Il primo prodotto era questo, le patatine al barbecue, poi avevamo trovato queste, le mini fette biscottate con i mirtilli e le mandorle, poi avevamo trovato questi, ovvero gli Oro Choc al cioccolato, che non so bene come fare, ok, così riuscite a vederli per bene, e per ultimi, ma non ultimi della box, le nostre caramelle gommose alla fragola vegane. Ora dovrei riuscire anche a farvi vedere la scritta che vi dicevo. Eccola qui. Hola. Ora sì che si vede 100% vegan. Scusate, ma non so cosa sia successo alla mia macchinetta. Il caldo la sta facendo un po' smattare. Comunque abbiamo recuperato, dai. Dicevo, voglio assaggiarle. Vediamo un po'. Molto buone, ma è stata una pessima idea, perché adesso ci metterò 8 ore a masticarle e altre 10 ore a scollarle dai denti. Molto bene. Ok, ci sono, possiamo continuare. E ora tiro fuori il prodotto. Quello
quello che proprio wow, stavo aspettando da tutta la vita. Siete pronti? Siete pronti? Sto parlando di lui. Sì, signori, lui, il nuovo shh, questo non è latte di Alpro. Cioè, raga, io impazzita, ve lo giuro, non sapete quanto io l'abbia cercato senza mai trovarlo, dannazione. Ed è appunto una bevanda vegetale che sembra, da ciò che si dice in giro, che dovrebbe assomigliare parecchio al gusto proprio del latte, quindi una bevanda vegetale che sa meno di vegetale e più di latte. Io voglio scoprirlo qui e ora, anche se in questo momento ho la bocca che sa ancora di fragole, ma vabbè. Versiamo un goccino. Il colore, anche un po' l'odore potrebbe ricordare il latte, proprio quello vaccino. È anche vero che io non lo bevo da una vita, quindi beh. L'odore è un mix tra vegetale e vaccino, tipo latte di avena e latte vaccino. Assaggiamo. È parecchio strano, sa un botto di avena, quindi non direi oddio è uguale al latte vaccino, quello no sinceramente, però a primo impatto ha quella sensazione un po' di latte latte. È strano, è quasi inquietante. No, però sì, sa un botto di avena, raga, quindi direi che rimane comunque molto il gusto vegetale. Forse un po' meno rispetto agli altri vegetali in commercio, però ci sta, è buono. Andiamo avanti e vedo che c'è questa barrettina, che secondo me l'avevamo anche già trovata, perché non mi è nuova, non mi è nuova. Ma l'unica cosa è che gli ingredienti sono scritti in una lingua a me non comprensibile, tipo cirillico, credo sia. E quindi non posso controllare gli ingredienti, perché di solito qua c'è il miele. Quindi per sicurezza non la mangerò, se la mangerà Mark. Poi abbiamo due confezioncine di arachidi sgusciate della Fruittella, non sapevo che facessero anche questi prodotti. E queste, vabbè, dai, tornano sempre molto utili come snack, aperitivo, cose del genere, quindi ci piacciono. Vedo poi un bel po' di bevande, tipo un'estate al tè verde. Questo no, forse non l'avevamo trovato questo, avevamo trovato quello lime menta, se non ricordo male. Ci sta, lo metto in frigo così poi è bello fresco. Una bellissima mega confezione di succo di frutta, pesca e avena. Oh, interessante questo, raga. Frutta e avena insieme, sinceramente non l'ho mai provata. Sono stra incuriosita da questo prodotto, se l'avete già provato fatemi sapere. E poi abbiamo ovviamente l'immancabile birretta, che degu degu è senza la nostra birrettina. E questa che birra è? Bitburger Premium Pils, quindi credo sia una birra bionda abbastanza classica. Controllerò se è vegana oppure no. Ultimo prodotto della degu, abbiamo questa cosa strana. Il packaging è osceno, mi sa di prodotto per lavare la macchina, ve lo giuro, cioè questo è l'impatto che mi dà. Invece cos'è? Alimentazione dedicata ad alto contenuto di proteine vegetali, Super Protein 30, preparato per pane pizza. Oh, cioè se sto capendo bene, tipo un preparato per pane pizza proteico, però con proteine vegetali. Infatti negli ingredienti non leggo nulla di strano. Beh, interessante, molto interessante. E buon raga, la nostra degu degu è finita e devo dire che a sto giro non posso proprio lamentarmi, perché di prodotti non vegani quanti ce n'erano? Uno sicuro e due che devo controllare, perché la birra non lo so se è vegana, questa e questo che non so se ci sia il miele o che. Poi il resto tutto vegano, cioè io veramente sto volando. Ho trovato anche il mio shh, questo non è latte, cioè cosa voglio di più? Oh, degu, così si fa. Così si fa, qui siamo veramente soddisfatti. Quindi, giunti a questo punto del video, direi di scegliere un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. E l'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho raga, facciamo hashtag oh bravi, perché dobbiamo farle i complimenti a degu quando se li merita. Sì 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 sì, quindi hashtag oh bravi, scrivetelo qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se anche voi siete abbastanza soddisfatti come me, anzi io sono molto soddisfatta. E fatemi sapere anche cosa ne pensate di tutti questi prodottini. Io vi ricordo che in descrizione vi lascio il link di Degustabox con il codice sconto, ma vi lascerò anche tutti i link per tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Io raga vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!